Ciao ragazzi, oggi un video iperveloce, visto che me l'hanno chiesto Corrado Giuseppe. e Giuseppe, perfetto. Mi hanno detto devo togliere il rotore, ma non so come fare. Allora, per non avere problemi, il modo migliore è prendere una vite M8 per 10 cm. Poi torniamo 3 cm di lunghezza a un diametro di 6 mm. Lo inseriamo nel rotore e poi semplicemente avvitiamo. E lui salta fuori. Allora, si può fare anche in un altro modo che io vi sconsiglio. In pratica potete tagliare un pezzettino di vite M6. Inserirla dentro dopo aver tolto la vite e con una vite M8 normale andate a appoggiarvi sopra quella e tirate via. Però siccome mi è appena successo che mi si è storta la vite M6 all'interno dell'albero e per tirarla fuori ho detto la foro, poi la prendo con una vite autofilettante e la tiro fuori, però non ce la facevo. Allora, molto intelligentemente, cosa ho fatto? Ho messo un maschio sinistro e ho detto che bello, adesso la faccio. Svito e la tiro fuori, mi si è spezzato dentro il maschio. Ho dovuto prendere il motore, perché era già chiuso, portarlo in officina da un mio amico col disintegratore, stare lì 2 ore piano 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 piano. E allora, il consiglio è fate questo attrezzino che ci vogliono 2 minuti e fa ridere. Se non avete il tornio, potete mettere la vite, potete mettere la vite su un trapano a colonna e col flessibile portarlo più o meno a misura, anche perché basta che passi e non ci sono problemi. Detto questo, vi saluto. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina, din don. E Un saluto da Davide e da. da Luna. Ciao. Ciao ciao!